Benvenuti a Radio Activity, lo speciale di musica di Radio Attiva su Atom Radio. Quest'oggi parliamo dei Joy Division. I was there in the backstage when this light came around. I grew up not a changeling, but when the first time around I could see all the weakness, I could pick all the faults, but I could see all the fake tests in your throat. P.Y.G. 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 Hung around in your soundtrack to mirror all that you've done, to find the right side of reason, to kill the feelings for one. I can see all the cold facts, I can see through your eyes. Joy Division, la storia della band è simile a tutte le altre che abbiamo ascoltato e abbiamo goduto fino ad oggi. In tre agli inizi non sanno nemmeno suonare, nel giro di 4 anni saranno lontanissimi, diventeranno leggenda con la morte di Ian Curtis. 9 dicembre del 76, debuttano all'Electric Circus di Manchester. 3 ventenni, Ben Assamma, Peter Hook e Terry Mason, ma già nel 77, a ottobre, Ian Curtis entra nella band che si chiamerà Vassav. Già si notano i testi desolanti e introspettivi di Ian Curtis. I Joy Division danno inizio ora alla loro storia. Ci ascoltiamo Disorder, Joy Division. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow.
Settembre del 1978 partecipano alla Russell Club di Manchester. Un certo Tony Wilson della Factory Records li vuole con sé. Nasce il Dark Sound, suono gelido, geometrico, scandito da echi di chitarre ritmica pulsante. Questa è la musica che fuoriesce dalla band. Marzo 1979, al Maki suonano con i Cure. Giugno del 79 esce Hang Now Please, le radici punk sono dilatate in 10 brani, compatti, emozioni forti, incubi angosciosi, Disorder, Day of the Lost, New Down Fate, Young Curti, Giant, tragedia esistenziale, le sue parole annichilite dalla paura e dalla sfiducia verso tutto e tutti, dentro di sé c'è solo devastazione, ci ascoltiamo Shadow Play. We'll be right back.
Agno vende molto bene, Agno Pleasure, il disco vende bene e diventano ovviamente una cult band. Passiamo al marzo del 1980, esce Close, i testi sembrano un mosaico agghiacciante, dei fantasmi che pervadono la mente di Jan, la musica sempre più lugubre, tribrale, sofferta, vere colonne sonore dello status mentale di Jan Curtis, brani come Atrocity Exhibition, Decadence, The Eternal, Earth and Soul, Passover. Noi ci ascoltiamo un altro brano della loro grandiosa discografia, A Man to an End, Joy Division, monografia su di loro.